Fratelli carissimi, e innanzitutto carissimo fratello nell'Episcopato, cioè nella pienezza del sacerdozio ministeriale, e carissimi fratelli presbiteri, partecipi dello stesso sacerdozio di Cristo. Carissimi fedeli, fratelli anche voi nella vita nuova in Cristo, nella vita divina, nella vita soprannaturale. Ebbene sì, fratelli carissimi, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Lodiamo dunque il Signore. Lo lodiamo con tutte le creature che sono chiamate a riconoscere che solo Dio è Dio, che solo Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, che solo Dio è la fonte di ogni bene e di ogni dono perfetto. La nostra vita innanzitutto deve essere innanzitutto una lode a Dio, come deve essere la vita sacerdotale mia che ho vissuto per 50 anni, deve essere una lode a Dio, innanzitutto. Oh sì, per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda anche voi, fratelli nel sacerdozio, non può essere soltanto un cantico di lode, deve essere anche un atto di umiltà, di umiliazione. Un riconoscimento sincero del nostro peccato, dei nostri peccati, delle nostre infedeltà. Nella vita dell'uomo c'è sempre il peccato, purtroppo. Sempre siamo tentati dal peccato, ma possiamo vincerlo solo con la grazia divina. E la grazia divina, ecco qui, giunge a noi, giunge al popolo santo di Dio attraverso il ministero sacerdotale, attraverso un ministero sacramentale, attraverso un ministero, un'azione che ha origine nell'azione stessa di Dio. Perché ogni sommo sacerdote, ogni sacerdote vero, è scelto fra gli uomini e per gli uomini e viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio. E allora, se vogliamo capire la grandezza del nostro sacerdozio ministeriale, del nostro sacerdozio sacramentale, del nostro sacerdozio, mi piacerebbe anche chiamarlo strumentale, perché in quanto sacerdoti noi siamo ministri e strumento della grazia divina, ebbene, se vogliamo capire la grandezza del nostro sacerdozio, se vogliamo capire quale missione dobbiamo adempiere come sacerdoti, dobbiamo evidentemente guardare a Cristo, perché Egli è l'unico sommo eterno sacerdote. E il suo sacerdozio si è costituito nel momento, nella grande realtà dell'assunzione da parte del Verbo di Dio della natura umana. Della natura umana, lì è l'origine del sacerdozio di Cristo, lì è la fonte. Quindi bisogna rapportarsi a quel mistero per capire l'immenso disegno di Dio, il mistero della volontà di Dio, che si è adempiuta in Cristo Gesù e che si adempie in noi e per mezzo di noi. Se vogliamo capire, comprendere che cosa siamo chiamati a compiere come sacerdoti, a vivere e a compiere come sacerdoti, dobbiamo guardare alla missione di Cristo, del Messia, del Redentore. Dobbiamo guardare dunque a quella che è la missione di ogni vero sacerdozio, perché ogni sacerdote viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, non che riguardano gli uomini nel mondo,
che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Il sacerdozio dunque ha una missione essenzialmente redentrice. È necessario perché il perdono di Dio giunga all'uomo certamente chiamato a salvezza, all'uomo pentito, all'uomo che si apre all'azione della grazia divina. Missione redentrice dunque la nostra, carissimi fratelli sacerdoti. Missione redentrice, perché l'uomo ha bisogno di perdono di Dio, ha bisogno di redenzione, ha bisogno di passare dal peccato alla giustizia divina, alla santità. Se non viene riconosciuto questo, allora non viene riconosciuta qual è la vera missione del sacerdozio santo. Non viene riconosciuta la missione stessa di Cristo, che è venuto per offrire un sacrificio che è redenzione dell'umanità tutta intera di tutti i tempi. Ebbene, per ora ci attardiamo ancora un momento, non solo nella prima lettura, perché ogni parola dovrebbe essere oggetto della nostra meditazione quando vogliamo davvero comprendere a che cosa siamo chiamati, chi siamo e a che cosa siamo chiamati in quanto sacerdoti. Ma sì, l'ultima espressione la voglio sottolineare, là dove dice che Cristo, pur essendo figlio in parola obbedienza da ciò che patì e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, che diventano dunque simili a lui nell'obbedienza al Padre. Lui fatto obbediente fino alla morte di croce per la redenzione del mondo. Ebbene sì, ci attardiamo ancora un momento però nella lettura del Vangelo, perché dobbiamo capire a che cosa siamo chiamati noi che siamo stati fatti partecipi del sacerdozio di Cristo. Siamo chiamati a vivere una comunione di intenso amore con Lui, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Ma attenzione, se osserverete i miei comandamenti, se sarete obbedienti ai miei comandi, al mio comando, di cui poi dice ancora, se sarete obbedienti, se osserverete i comandamenti, rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre e rimango nel suo amore. Al di fuori dell'obbedienza a Lui non c'è comunione di amore. Ma c'è un'altra necessità per essere in comunione di amore con Lui, per essere chiamati amici. Vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutto ciò che ho udito dal Padre mio. Perché voi conoscete dunque la parola del Padre, perché voi credete nella parola del Padre, credete in me che sono la parola del Padre. Senza questa fede non ci può essere comunione di amore. E infine, qual è il comandamento che dovete osservare se volete rimanere nel mio amore? Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Non c'è altra misura se non l'amore di Cristo. Non c'è altra qualità del vero amore se non la qualità dell'amore di Cristo. Di questo dobbiamo essere estremamente convinti, carissimi fratelli, oggi, noi e voi fedeli. Senza questa visione soprannaturale della verità, delle cose di Dio stesso, senza questa fede profonda non è possibile impiantare nessuna vera vita cristiana, nessuna vera vita redenta, santificata, santa e che sia lode di Dio. Ed è l'ultima considerazione dalle parole: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Già la prima lettura
la lettera agli ebrei sottolineava che il sacerdote non si autosceglie, non si fa sacerdote per sua propria iniziativa, ma per iniziativa di Dio. Qui Cristo lo dice esplicitamente ai suoi apostoli, sì, ma chiunque diventerà simile agli apostoli nel sacerdozio, simile a Cristo nel sacerdozio. Io ho scelto voi, l'origine è una mia scelta, è una mia chiamata. Poi, seconda azione, ma io vi ho costituiti, io vi ho fatti sacerdoti, non voi vi fate sacerdoti. È la grazia di Dio che ci fa sacerdoti, somiglianti a Cristo sacerdote. Vi ho costituiti per la redenzione del mondo e perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Qual è il frutto? È un frutto duraturo che deve rimanere. Non è altro se non il raggiungimento del fine ultimo della creazione, la contemplazione di Dio nel suo essere bene. Nel vedere Dio così come Egli è, tutto deve camminare verso quella realtà, tutto deve essere fatto per quel fine ultimo. Il frutto duraturo è dunque la vita eterna, è la gloria eterna, è la beatitudine eterna che deve essere generata già nel cuore dell'uomo mentre è in cammino nel tempo, mentre è pellegrino, ma sempre rivolto ai beni eterni. Ebbene, questa missione il sacerdote la esercita per fidem et sacramento. Le parole che egli ascolta da Cristo, le parole del Padre, deve trasmetterle, deve dirle, non altre parole, quelle. Perché altre parole sono o parole proprie o parole del mondo. Non possono generare salvezza, non possono generare redenzione, non possono dare un frutto eterno. I sacramenti, perché la grazia viene trasmessa per mezzo dei sacramenti della Chiesa, per mezzo di tutta la realtà sacramentale della Chiesa. Dio agisce nel cuore dell'uomo per fidem et sacramenta. E allora noi dobbiamo conoscere le parole di Cristo, le parole del Padre, credere a quelle parole, meditarle giorno e notte nel nostro sacerdozio. Dobbiamo sentirci nuova creatura in Cristo, simili, somiglianti a Cristo, veramente rigenerati a sua somiglianza per mezzo della fede e del battesimo. Dobbiamo amare come Cristo ci ha amati, perché se non amiamo come Cristo ci ha amati, non osserviamo il suo comandamento e allora non rimaniamo nel suo amore. Ed ecco allora perché tutti insieme possiamo camminare per entrare noi, sacerdoti e popolo santo e Chiesa santa di Dio, camminare per entrare in promesso della promessa che Dio fa ai suoi figli fedeli, vedere Dio così come Egli è, la vita eterna. Ed ecco allora, fratelli carissimi, sappiate che non cesserò di pregare perché io sia così, di chiedere grazia e misericordia, non cesserò di pregare perché voi siate così, perché voi siate così. Non cesserò di pregare perché la mia vita e la vostra vita sia conforme al sacerdozio che esercitiamo, sia conforme a quello che predichiamo, sia conforme a quello che noi insegniamo con l'autorità stessa di Cristo, non per nostra autorità, non per nostra scienza, non per nostri meriti. Fratelli, lodiamo il Signore e imploriamo la sua infinita misericordia, il suo infinito amore per noi
e per l'umanità tutta intera. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in unum Deo.